Mancano ancora alcune settimane all'inizio della 18ª edizione di Amici, salvo cambiamenti. La data è fissata per sabato 17 novembre alle 14 su Canale 5. Maria De Filippi sta iniziando già a pensare alla fase serale del suo talent, al punto che sta valutando i nomi della prossima commissione esterna. Durante un programma su Radio Radio, Maria De Filippi è intervenuta telefonicamente mentre era in corso l'intervista a Giorgia. Ancora una volta la conduttrice ha rivolto l'appello alla star della musica italiana: io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice. Vieni a fare il giudice. Giorgia non è affatto propensa ad accettare l'incarico ad Amici 18, rifilando educatamente il 2 di picche a Maria De Filippi e ha spiegato i motivi: non mi sento pronta emotivamente. Se mi vorrai ancora adesso che sto invecchiando un pochetto magari mi strutturo un po'. Ho visto come tornava Emanuele, prendeva una carica incredibile, era entusiasta. Emanuele è il compagno di Giorgia, coreografo e insegnante di Amici. Amici 18. Maria De Filippi vuole Giorgia al serale ma lei rifiuta. Sono anni che Maria De Filippi tenta di portare in giuria Giorgia ad Amici. La cantante ha sempre declinato il ruolo ma sono state diverse le sue presenze nel talent come ospite. L'ultimo rifiuto è avvenuto qualche giorno fa durante una trasmissione radiofonica in cui la cantante era ospite per promuovere il suo nuovo progetto discografico. Dal 16 novembre sarà disponibile in tutti i negozi e in streaming il primo album di cover di Giorgia dal titolo Pop Art. Il disco sarà preceduto dalle Tasche piene di sassi di Jovanotti, che uscirà venerdì 12 ottobre. Una raccolta di brani significativi per Giorgia e che sono, senza ombra di dubbio, anche dei capolavori nella storia della musica. Nel corso dell'intervista radiofonica a Giorgia, Maria De Filippi è intervenuta telefonicamente provando a convincere la cantante per diventare giudice ad Amici dal 2018 al 2019. Giorgia ha risposto di non avere l'emotività giusta per affrontare questo passo importante e pieno di responsabilità, ma la conduttrice non si è data per vinta. Sono convinta che quando dici non sono pronta emotivamente è perché anziché dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non sono gente che vuole stare davanti alla telecamera. Giorgia potrebbe ripensarci. Al momento ha risposto: sono onorata e mi sento una cretina a dirti di no, ma sai che ti dico sempre la verità. La 18ª edizione di Amici inizierà a colpi di novità. Le ultime indiscrezioni dicono che Garrison resta ad Amici in un ruolo diverso, Stefano De Martino non ci sarà e tra i professori entrerà Alex Bitti dopo l'addio di Giusy Ferreri e Paola Turci.